Il nuovo sovrano, in visita in Scozia, ha sfoderato il suo humor inglese commentando l'incidente con la penna che perde inchiostro. Re Carlo, dopo una vita da eterno erede al trono, ha appena intrapreso la sua occupazione da sovrano. Nel nuovo lavoro il figlio di Elisabetta ha deciso di adottare un po' del proverbiale humor inglese. Re Carlo e sua moglie Camilla, la regina consorte, si sono recati in Scozia per il primo impegno pubblico congiunto da quando è terminato il periodo di lutto per commemorare Elisabetta II. La coppia si è recata a Dunfermline, a nord di Edimburgo, dove è stata accolta da una folla festosa. A ricevere Carlo, che per l'occasione indossava un kilt, il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon. Durante la visita il re si è ritrovato a firmare nuovamente dei documenti, e la moglie Camilla gli ha passato una penna. Di fronte all'oggetto, il sovrano non è riuscito a trattenere un'ironica risata, commentando: "Queste cose sono così capricciose", ha asserito il monarca, dimostrando un grande senso dell'autoironia. La sua battuta ha rievocato l'episodio avvenuto qualche settimana fa a Elsborough Castle, in Irlanda del Nord, durante le celebrazioni per onorare la madre Elisabetta. Re Carlo si innervosì molto perché la penna che gli venne data in quell'occasione per firmare dei documenti perdeva inchiostro. Il sovrano alzò la mano sporca di inchiostro, sbottando: "Non sopporto queste maledette cose. Ogni maledetta volta." La scena, ripresa da alcune telecamere all'interno dell'ufficio, è finita sui social e il video è ben presto diventato virale. Yeah.